Una cena tranquilla in casa, poco dopo le 20 di ieri sera, un'ombra in giardino e il pensiero che corre immediatamente agli ultimi fatti di cronaca. Senza pensarci due volte, in via dei Vegri a Visnadello di Spresiano, i padroni di casa decidono di uscire. Ma appena aprono la porta e i loro sospetti diventano realtà, c'è un bandito in cortile. È lì per compiere un furto e l'arnese che impugna lo testimonia. Quando i padroni di casa cercano di bloccarlo, la situazione diventa però incandescente. Il ladro reagisce, loro non si fanno intimorire, spunta un punteruolo e una persona rimane ferita. È a quel punto che nella via arriva una macchina a tutta velocità. In una manciata di secondi il bandito riesce a raggiungere la vettura e a dileguarsi con gli altri due occupanti. Nel frattempo sono arrivati altri due, forse in macchina, altri due, diciamo, i pali chi doveva fare il furto, hanno caricato questo, diciamo, questo qua che ha ferito con il punteruolo questa persona e sono scappati. Amaro lo sfogo del primo cittadino ispresiano Riccardo Missiato, che invoca un intervento urgente da parte delle istituzioni. Qua noi ci siamo qui a curare tutti, i sindaci devono fare anche, oltre le cose, tutti i sceriffi e garantirci, perché lo Stato è diciamo, insolvente, che cosa ha fatto? Ha svuotato le carceri, no? Ha messo sul territorio tutte queste persone, abbiamo la crisi, eccetera, e lascia lì ai sindaci di risolvere questo problema. Pochi giorni fa, a reagire i banditi a Lori erano stati padre e figlia. In quel caso, alla ragazza e al padre non erano stati risparmiati i pugni. Episodi che dimostrano l'insofferenza dei cittadini esasperati al punto di decidere di affrontare da soli, in prima persona, i ladri che tentano di introdursi nelle loro abitazioni. Una contingenza su cui questa mattina è intervenuto anche il comandante provinciale dei Carabinieri. Sempre una colluttazione, non si sa mai come possa andare a finire, è meglio evitare. Sempre ieri sera, ma a Salgareda, in via Europa, un bandito è riuscito a scippare una 75enne. La donna si trovava a pochi passi da casa quando le è stata strappata la borsa con qualche decina di euro all'interno. Per lei si è reso necessario però il trasporto all'ospedale. Ne avrà per una decina di giorni.